Per voi è un momento di intense novità, lei è la guida della società da poche settimane, avete lanciato negli scorsi mesi nuovi servizi sulle gestioni patrimoniali, ad esempio. Che momento è quindi per voi? È un momento di grande euforia, di innovazione che sta percorrendo Sinfonia SGR, che ha comunque un suo track record molto interessante. Come diceva lei, con le nuove gestioni patrimoniali di Opera, l'idea è quella di andare a costruire delle gestioni personalizzate, ma evolute, in capo ai nostri clienti, con, diciamo così, la formula del mattoncino che si focalizza su specifiche asset class, con un ampio spettro di variabilità in modo tale che sia il banker sia il cliente riescano a formulare insieme quale possa essere il modello di portafoglio in cui investire in quel momento. Crediamo che sia un'offerta abbastanza unica nel panorama italiano, è un modello molto utilizzato invece a livello internazionale, in particolare nel mondo anglosassone. La spinta di nuovi servizi arriva in un momento in cui sui mercati ancora non c'è certezza su quello che sarà il punto d'arrivo delle banche centrali, l'inflazione che forse resterà più alta più a lungo. Quindi in questo scenario un SGR come si muove? Ma allora, noi cerchiamo di essere molto flessibili. Ovviamente il fatto di essere una boutique finanziaria ce lo consente facilmente, quindi adattarci anche agli scenari di mercato. In questo momento siamo convinti che l'obbligazionario ha ancora molto da dare agli investitori, in particolare l'income, che oggi è un aspetto molto interessante per gli investitori che magari sono usciti da momenti di mercato difficili del 2022. E pensiamo che nonostante l'aspettativa di taglio dei tassi ci sarà ancora, soprattutto sulle durate corte, dei buoni rendimenti. Tuttavia non disdegniamo l'azionario perché comunque rimane un asset class che di fatto misura l'economia reale in qualche modo e questo aiuta anche a poter percorrere diciamo, la crescita dei paesi, in particolare quelli occidentali, ma non solo perché oggi si affacciano mercati come quello indiano dove si può fare bene magari con un passivo, con un ETF. Quindi abbiamo una visione molto ampia, diciamo così, degli investimenti. Il salone è anche l'occasione per riflettere sulle novità del settore, sui trend di lungo periodo. Uno è l'AI, che entra sia nei modi in cui si lavora, ma anche nei prodotti di investimento. Voi avete, un fondo, ma quindi in generale che view avete sull'AI? Dunque, grazie per aver menzionato il nostro fondo. Ci tengo a dirlo che siamo stati tra i primi a lanciarlo ormai diversi anni fa. La nostra visione sull'AI non è cambiata da quando abbiamo fatto il fondo ad oggi, cioè noi crediamo che sia ovviamente l'ultimo avamposto della tecnologia, però crediamo anche che come AI non bisogna pensare solo al robot che impara e sputa fuori qualcosa, in realtà è un comparto di investimento tecnologico che va anche dai software fino ad arrivare appunto ai famosi chips. Quindi va a interessare diverse categorie di aziende e diversi settori, così deve essere visto dal punto di vista dell'investimento. Crediamo che ovviamente le sette, i magnifici sette abbiano fatto una corsa pazzesca, ma che tuttavia restino ancora i capisaldi di uno sviluppo di un settore per il momento. Quindi ovviamente vanno un po' sottopesati adesso sui portafogli e crediamo anche che possibilmente questo è in relazione al fatto che l'AI vedrà completamente compiersi il suo ciclo all'interno dell'economia reale in un certo lasso di tempo che non può essere immediato, però sicuramente arriverà. Quindi partita dai grandi gruppi, sta percorrendo oggi cross the border tutte le industrie, la famosa industria 4.0, i servizi e poi arriverà un po' dappertutto. Ci vorrà un po' di tempo.